Esiste qualcosa forse di più comfort food rispetto a una tazza con dentro una fetta di torta? Io non credo. Ed è in questo che consistono le mug cakes. Oggi ne andremo a preparare qualche versione, secondo me tutte buonissime, che vi possono accompagnare nei vostri pomeriggi di lavoro o di studio. Cominciamo subito. La prima torta in tazza di oggi è alle banane e burro di mandorle, una sorta di mini banana bread. Cominciamo schiacciando mezza banana con una forchetta. Più sarà matura la banana che utilizzeremo, meglio è. Questo ci consentirà anche di diminuire la quantità di dolcificante, se vogliamo. La versiamo in una tazza da tè, seguita da 2 cucchiai di burro di mandorle, che può essere anche di arachidi o nocciole, se preferite, e da 1,5 cucchiaio di sciroppo d'acero o di agave. Aggiungiamo il latte vegetale, 3 cucchiai. Un pizzico di sale, una puntina di lievito per dolci, vaniglia e cannella a piacere. Mescoliamo e siamo pronti per aggiungere l'ultimo ingrediente, ovvero 2 cucchiai di farina. E ora andiamo nel microonde. Nel mio questa mug cake ha cotto per 3 minuti alla potenza massima, che dovrebbe essere 900 watt. Alla fine l'ho decorata con qualche fettina di banana aggiuntiva. Ed ecco qui la nostra prima torta in tazza, pronta per essere gustata. E ora passiamo a una mug cake super gustosa, al cioccolato e noci pecan. È veramente buonissima e secondo me non ha nulla da invidiare alle torte più elaborate. Iniziamo versando in una tazza 3 cucchiai di farina, 1 cucchiaio di cacao, 2 cucchiai di zucchero di canna, una puntina di vaniglia, un pizzico di sale e una puntina di lievito. Mescoliamo e aggiungiamo 4 cucchiai di latte vegetale e 1 cucchiaio di olio di semi. Mescoliamo nuovamente per amalgamare il tutto e a questo punto possiamo aggiungere anche qualche noce pecan spezzettata che amalgameremo all'impasto della nostra mini torta. Ed ecco fatto, anche lei cuocerà per 3 minuti alla massima potenza. Una volta cotta, a me piace tantissimo metterci sopra un quadrato di cioccolato fondente spezzettato, che si scioglierà velocissimamente rendendo il tutto ancora più gustoso. L'ultima mug cake di oggi è forse la mia preferita tra le tre, anche se è difficile scegliere. Questa è ai frutti di bosco e sono sicura che la rifarò molte volte questa primavera. Per prepararla versiamo in una tazza 3 cucchiai di farina zero, una puntina di lievito, un pizzico di sale, una puntina di vaniglia, 2 cucchiai di sciroppo d'agave e 2 cucchiai di burro di mandorle. Io stavolta ho usato quello di mandorle pelate per mantenere l'impasto di un colore chiaro. Aggiungiamo 3 cucchiai di latte vegetale e mescoliamo il tutto. Una volta omogeneo, aggiungiamo anche una manciata di frutti di bosco a piacere. Io ho usato lamponi e mirtilli. Mescoliamo nuovamente e se vogliamo possiamo metterne anche qualcuno sopra come decorazione. E ora in microonde, anche stavolta per 3 minuti alla massima potenza. Ed ecco qui la nostra torta in tazza, perfetta da mangiare ancora calda con i frutti di bosco che si sciolgono. Queste torte si conservano tutte per un paio di giorni in frigorifero, coperte, ma vi consiglio davvero tanto di mangiarle subito, perché chiaramente questo è il loro scopo. Ancora calde, danno il meglio di sé. Bene, io spero che queste mug cakes vi siano piaciute e che le rifarete. Se sì, mi raccomando, non dimenticatevi di taggarmi perché mi fa molto molto piacere vedere poi le vostre creazioni. Se non volete perdervi i contenuti futuri, potete iscrivervi al canale e io come sempre vi aspetto qui sul canale di Cucina Botanica nel prossimo video.